Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz. Questo è Spazio Aperto con Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo come sempre la regia centrale Rosario Moreno, questa sera coadiuvato dal figlio Ugo. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, il responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, una cordiale buonasera a voi tutti, un saluto circolare. E salutiamo il nostro ospite, già noto agli ascoltatori che seguono la trasmissione, il dottor Giovanni Malcarne, agronomo, rappresentante del Comitato Spontaneo Voce dell'Ulivo e presidente del consorzio DOP Terra d'Otranto. Buonasera Giovanni e benvenuto. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera anche agli spettatori. Bene, allora, con Giovanni questa sera parleremo di una situazione che ha destato molto, molto, molta agitazione tra i consumatori e tra i produttori di olio. Parleremo delle famose quote di olio tunisino che verranno importate nel prossimo biennio. Ma prima di entrare nel merito della conversazione, come sempre, passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, grazie. Dunque prendiamo la linea da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV Online e dallo studio di Radio Fabbro Veneto che fa parte del circuito Radio Science, dunque che anche in questo momento sta mandando in onda questa trasmissione in spazio aperto. Allora, dunque gli aggiornamenti per quanto concerne naturalmente le notizie drammatiche che ci sono arrivate in queste ultime 24 ore da Bruxelles. Dunque, veniamo a sapere che uno degli attentatori era stato arrestato in Turchia ed estradato in Belgio. A giugno le autorità belghe lo hanno rilasciato, lo ha dichiarato il presidente turco Erdogan, secondo quanto riportato dalla CNN turca, la televisione satellitare intercontinentale. Dunque, sono quattro i terroristi coinvolti negli attentati a Bruxelles, tre sono morti da kamikaze, il quarto, l'uomo con il cappello nella foto diffusa dalla polizia, è in fuga. Lo ha spiegato il procuratore belga. Poi andiamo avanti, facciamo un salto di là dell'Atlantico. Cosa dicono gli USA, che sono sempre in mezzo come il prezzemolo? Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un travel alert invitando i cittadini americani a non viaggiare verso e attraverso l'Europa dopo gli attacchi di Bruxelles e indicando l'esistenza di una minaccia a breve termine di possibili nuovi attentati. Sono informati, ma da chi apprendono queste notizie, mi domando. Questa sarebbe una breaking news da dire, cioè, come mai sanno che ci saranno degli attentati a breve termine? Ma andiamo avanti con questa specie di notiziario. Gruppi terroristici, si legge nel messaggio di allerta, continuano a pianificare attacchi a breve termine attraverso l'Europa, avendo come obiettivo eventi sportivi, siti turistici, ristoranti e trasporti. Anche la Gran Bretagna e l'Irlanda invitano a non viaggiare in Europa. Dunque, purtroppo c'è una notizia un po' negativa, anzi parecchio negativa. Ci sarebbe un'italiana tra le vittime degli attacchi di Bruxelles che hanno provocato, lo ricordiamo, 31 vittime e 270 feriti. Il Presidente del Consiglio ci ha informato che c'è una verifica in corso su una possibile vittima italiana, ha comunicato Maurizio Lupi. Sarebbe una donna che era dispersa. È in corso la fase di riconoscimento, i familiari sono con il console a Bruxelles. Era una donna che prendeva normalmente la metropolitana e dovrebbe essere tra le vittime della metro, ma la violenza dell'esplosione ha reso i corpi irriconoscibili, ha riferito. Si cerca la funzionaria italiana dell'Unione Europea dispersa, dimessi intanto i tre connazionali feriti lievemente.
Dunque, diamo uno sguardo, vediamo se c'è qualche ultimissima. No, diamo uno sguardo allora alla nostra testata, pinetaogtv.net. Abbiamo naturalmente a taglio primissimo attentati a Bruxelles, dove si ricorda che anche il canale regionale, cioè Radio Faro Veneto TV, non Stop News, è praticamente in collegamento, ha aperto una finestra su quanto sta accadendo a Bruxelles in collaborazione con Pandora TV di Roma e quindi con la televisione intercontinentale di sola informazione, la Russian Today RT Sat, si può vedere nel teleschermo, ricevibile anche via satellite sul Hotbird. Questo perché appunto abbiamo un accordo direttamente con Giulietto Chiesa. Poi ancora Bruxelles sotto attacco e qui abbiamo il collegamento praticamente diretto con RT Sat. Il breaking news che abbiamo dato appena era successo questo disastro, poi a seguire le notizie della nostra testata, quindi abbiamo un comunicato locale che in termini informa, poi il telegiornale di Pandora TV, i misteri, un speciale questo, i misteri di Parigi di Giulietto Chiesa, a seguire altri telegiornali di Pandora TV che noi ritrasmettiamo e poi alcune notizie dalla vicina regione dell'Istria, dall'Unione Europea, ai nostri connazionali che so che ci seguono anche e noi li salutiamo. Alle 18:40 non ci sono notizie dell'ultimissimo secondo. A questo punto è tutto da Venezia, restituisco la linea a Bari, Antonella Intranò, Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. Un saluto anche alla regia centrale di Treviso, Rosario Moreno. Vai Antonella. Grazie a Massimo Bonella per i suoi aggiornamenti e ricordiamo naturalmente che la trasmissione è in onda anche sul network composto da Radio Favaro Veneto, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso e Radio Izzo da Modena. Ricordo agli ascoltatori che per intervenire o porre domande possono farlo o in chat o chiamandolo 0422 1626 622. Bene, l'argomento di cui ci occuperemo questa sera ha sollevato tantissime preoccupazioni, tanto tra i consumatori quanto tra i produttori di olio d'oliva. Parliamo naturalmente del provvedimento europeo che prevede l'ingresso in Europa di 70.000 tonnellate nel prossimo biennio, vale a dire dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017. Queste 70.000 tonnellate di olio verranno ripartite in due tranche, ognuna da 35.000, e l'una non potrà essere distribuita se prima non verrà consumata l'altra, naturalmente. Con te, Giovanni, al quale diamo nuovamente il benvenuto e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, tenteremo di fare un minimo di chiarezza perché naturalmente la preoccupazione ha dato luogo a reazioni anche abbastanza violente, tra virgolette, molto accalorate da parte dei produttori. Tu sei il presidente del consorzio DOP Terra d'Otranto. Per cui chi meglio di te può dire quali sono effettivamente e se ci sono rischi per i consumatori e ancor di più problemi ulteriori per i produttori salentini che già stanno facendo i conti con la xylella. Niente, la questione dell'olio, diciamo, tunisino è abbastanza complessa. Innanzitutto credo che in una nazione occidentale non debba entrare prodotto che non sia stato, diciamo, costruito, realizzato, con le stesse norme, con le stesse garanzie, che abbiamo nella Comunità Europea. Ovviamente questo anche per quanto riguarda, il rispetto, diciamo, dei lavoratori. Sappiamo che in molte nazioni, c'è, diciamo, uno sfruttamento oltre dei lavoratori, oltre che un problema igienico-sanitario. Ma tutto sommato questo può anche essere risolto dai controlli sul prodotto stesso, riguardo ovviamente all'aspetto igienico-sanitario, e quindi in qualche modo il consumatore può essere tutelato. Il problema più grosso è che si va a battere un dazio che serviva e serve
per far rimanere competitivo il prodotto italiano rispetto a un prodotto estero, e questo tutto a carico dei produttori. Se la Comunità Europea vuole, come ha giustificato questo intervento, aiutare un paese emergente per mille motivi, ed è anche giusto questo approccio, potrebbe farlo con dei fondi diciamo che riguardano un po' il bilancio di tutti i cittadini comunitari, non del settore agricolo, perché va precisato che il problema dell'agricoltore non è un problema soltanto di reddito, ma è anche di paesaggio. L'abbandono nelle campagne italiane deriva anche da una mancanza di reddito, e quindi oltre alla chiusura delle aziende agricole c'è un abbandono che provoca un disastro di tipo ecologico, e poi lo vediamo anche ormai tutti i giorni le problematiche che teniamo. Quindi è un po' complesso, non è soltanto finalizzato all'olio sì, olio no, punto e basta. Quindi in tutto questo poi è un po' come una, diciamo un cavallo di battaglia che è stato utilizzato un po' da tutti in modo improprio e scorretto, secondo me. Beh, in effetti difficilmente, almeno non so se è sfuggito a me, correggetemi se sbaglio, io non ho sentito alcun riferimento rispetto al periodo ben preciso durante il quale queste 70.000 tonnellate di olio dovranno essere importate. Si parla di un biennio, come dicevo, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Tra l'altro, nella prima proposta presentata dall'alto rappresentante per la politica estera all'Unione Europea, Federica Mogherini, quindi è una proposta tutta italiana questa, paradossalmente, l'informazione data non ha fatto circolare il periodo preciso di importazione. Si è badato naturalmente a sottolineare il fatto che sia esente da dazio, e quindi questo ha naturalmente fatto sollevare i produttori locali. Come giustamente diceva il dottor Malcarne, questi provvedimenti sono stati adottati per azione di supporto all'economia tunisina, che ha subito dei gravissimi danni economici subito dopo gli attentati terroristici dello scorso anno. Ora però, Giovanni, ci troviamo in un territorio, quello salentino, che è già funestato dall'infezione della xylella, sulla quale ancora non si trova un rimedio, una ragione, un modo comunque per sostenere l'attività locale. È giusto mostrare solidarietà a questo paese extracomunitario, siamo tutti d'accordo, ma la stessa metodologia, intendo dire lo stesso provvedimento d'urgenza che è stato adottato in questo caso, è stato forse applicato alla terra salentina? Assolutamente no. Il problema che noi stiamo vivendo e continueremo purtroppo a vivere nei prossimi anni è proprio questo, che soltanto proclami, chiacchiere a tutti i livelli, dal livello regionale al livello di governo centrale, ma nella realtà da quando si è scoperto che c'è un batterio da quarantena come Xylella fastidiosa, non è stata fatta una sola azione concreta sul territorio, e non si è arrivati a risarcire nessun agricoltore dei danni subiti. Tenete presente, ci sono olefici, frantoie, aziende agricole che di fatto hanno chiuso e non hanno ancora ricevuto un centesimo. In più abbiamo il divieto di impianto, non nelle zone nostre non possiamo piantare olivi. Immaginate quindi da qui a un po' di anni cosa potrà succedere nel nostro Salento, con il rischio elevato che questa situazione ormai si diffonda verso il nord della Puglia, e può anche arrivare ovviamente in tutta Italia, perché la paura più grossa oggi è quella. E ovviamente i disseccamenti in questo periodo in modo particolare stanno di nuovo galoppando a vista d'occhio. Dottor Giovanni, viene spontanea una riflessione, credo che anche da parte vostra sia sorta questa riflessione. E quando vengono dati gli aiuti cosiddetti a pioggia dalla Comunità Europea, in alcuni casi vengono anche, diciamo, dirottati non a pioggia verso regioni più bisognose. Voglio dire, a seconda delle necessità di una regione vengono dirottati più aiuti rispetto ad altre meno bisognose. Diciamo che l'importazione di questa quantità di olio di oliva in una regione come la nostra, che è comunque una delle regioni che ha un PIL nazionale più basso, viene fatta secondo criterio di distribuzione razionale
o no? Si riferisce ai fondi che vengono destinati direttamente alla no, regione? Mi riferisco direttamente alla importazione di olio, cioè voglio dire, quando abbiamo questo olio, in quale misura e in quale maniera viene distribuito sul territorio non solo europeo ma soprattutto italiano? Allora, su questo la maggior parte verrà incamerato dalle aziende, dall'Italia, perché è la prima esportatrice, la prima confezionatrice di olio al mondo. Siamo secondi come produttori, ma rimaniamo ancora oggi primi come confezionatori, quindi quest'olio di fatto arriverà quasi tutto in Italia, secondo il mio parere, e quindi ancora di più andrà a danneggiare diciamo l'economia italiana, anche se l'unico modo per contrastare tutto ciò è quello che il governo deve dare la possibilità agli olivicoltori italiani di produrre. Noi siamo fermi a molti anni fa riguardo la possibilità di reimpiantare gli ulivi. Esiste un piano olivicolo nazionale con delle somme diciamo ridicole, a differenza degli altri paesi tipo la Spagna, che ha investito moltissimo anche di fondi comunitari a reimpiantare, e anche grazie a quello ci ha superato abbondantemente già molti anni fa come produzione. Diciamo che l'Italia, se non ha in mano il prodotto, visto che siamo deficitari di prodotto, non riusciamo neanche a coprire il nostro, non possiamo sicuramente bloccare le importazioni, e tantomeno non riusciremo mai a essere competitivi con il resto dei paesi, che in modo particolare, come ad esempio la California, sta spingendo moltissimo sull'impianto di nuovi ulivi. Scusi Giovanni, io volevo tornare sul discorso regionale. Ci sono alcune regioni in Italia, come mi pare di ricordare la Lombardia e il Piemonte, che importano petrolio, olio di oliva direttamente dall'estero, avendone bisogno più di quello che avendo necessità di più del loro fabbisogno. E d'altra parte, quando il nostro l'olio, in questo caso tunisino, lei dice viene importato in Italia, sarebbe simpatico sapere in Italia dove. Perché una cosa è farlo arrivare qui da noi in Puglia, una cosa è farlo arrivare magari in una regione dove di olio non ce n'è nulla, perché in questo caso sarebbe anche interessante come e perché avviene la produzione di olio falso, insomma del falso, della contraffazione, perché è lì che dobbiamo insomma cercare di capire cosa avviene, insomma. Ma infatti il problema più grosso non è tanto l'importazione, o meglio non è solo questo tipo di importazione fatta in questo modo e quindi con l'aumento del dazio. Il problema è che molto spesso degli oli esteri finiscono con l'etichetta Made in Italy. Ovviamente su questo non c'entra la Tunisia, ma c'entra l'essere italiani, che non siamo lungimiranti, non sappiamo difendere il nostro patrimonio. È ovvio che in questo caso abbiamo bisogno di diciamo norme nuove sulla tracciabilità e sulle metodologie di analisi. L'ultima, per esempio, è stata messa a punto e pare che riesca in qualche modo, sta riuscendo in qualche modo a essere sostenibile, e DNA, dove si va a individuare esattamente le varietà diciamo contenute in un prodotto olio. Infatti gli ultimi sequestri diciamo hanno dato, cioè sono seguiti essenzialmente a questo tipo di DNA. In più, ad esempio, un altro metodo che deve essere implementato è quello attraverso degli isotopi stabili, che indica esattamente dove è stato prodotto quell'olio. Queste metodologie che oggi la scienza ci fornisce, quello che noi stiamo facendo, che non c'è l'interesse politico per implementarle e farle diventare veramente diciamo la prova scientifica dell'origine di un prodotto, e questo stiamo, per esempio, ultimamente molto approfittando anche un po' dell'attenzione mediatica che c'è su tutto. Giovanni, infatti, chiedo scusa Antonella, volevo aggiungere, Giovanni, che c'è stata da parte del Parlamento italiano un netto no, una risposta no alla derubricazione del reato di falso da penale a reato diciamo amministrativo, e questo praticamente radice lunga sui tentativi che ci sono di rendere più facili operazioni del genere.
vi sto sentendo male. Anche noi ti sentiamo male, Giovanni. Non so se può dipendere dalla tua posizione, magari spostandoti riusciamo ad avere un segnale migliore. No, mi sono spostato, forse adesso riesco. Ecco, dicevamo, il Parlamento italiano ha detto no alla deruplicazione, alla trasformazione del reato di falso produzione di falso olio dal penale a un reato amministrativo, ma il tentativo c'è stato e c'è, questo dovrebbe essere ancora più pericoloso per noi. Infatti il tentativo c'è, di questo infatti bisogna tenere sempre livello di guardia alto, però il problema non si risolve utilizzando. Giovanni, scusa, ma non ti sentiamo. No, non sentiamo assolutamente quello che dici, Giovanni. Purtroppo c'è qualche. Chiediamo aiuto a Ugo. Ugo Batuffo. No, ci possiamo fare ben poco, perché se va col tablet andrà col wifi o con la scheda GPRS telefonica. Quindi. Con la scheda telefonica? E allora forse è un problema di microfono, non so perché. No, è un segnale di linea, basta. È un problema di linea. Mi sentite adesso? Forse è un po' meglio, ma insomma non in maniera. Stavo dicendo che sicuramente il tentativo l'hanno fatto bene, diciamo, anche perché sui media, con i media è stata, diciamo. Cioè, per quanto riguarda, però rimane sempre che per diciamo scongiurare l'attacco, diciamo, al prodotto italiano in genere, bisogna affinare i metodi di ricerca, di rintracciabilità e di analisi dei prodotti. Se la politica non consente agli organismi di controllo, tipo la forestale, mi riferisco a loro perché l'ultima operazione è stata loro, e che cercano supporto per cercare di ottenere, diciamo, l'ufficialità di alcuni metodi, se non si ottengono queste cose possiamo inventarci le leggi che vogliamo, ma non serviranno a contrastare diciamo le frodi, perché comunque sono molto redditizie. Vendere un prodotto tunisino come italiano significa spostare il prezzo da 2 euro a 7 euro e quindi sono 5 euro a chilo, che sono 150.000 euro ad autobotte, cioè non sono cifre irrisorie, fanno gola, e l'unico modo è affidarsi alla scienza, alla ricerca, e aggiornare, diciamo, sia un'immagine. Quello che può succedere. Problema di linea, problema di linea. Sì, non ci sentiamo assolutamente. Guarda, non so se magari è un numero fisso, proviamo a chiamarti al telefono, perché diventa difficile anche seguire il tuo discorso in questa maniera. Ecco, se hai un numero fisso, magari ce lo vuoi digitare. Non ditelo in linea, però. No, ovviamente non in diretta. Se ce lo vuoi digitare, ti chiamiamo sul fisso. Purtroppo diventa difficile. Adesso? No, Giovanni, no, non si riesce assolutamente a comprendere quello che ci dici, ed è un peccato perché. No, non ci siamo proprio. È un peccato perché, insomma, l'argomento è importante, tante sono le sfaccettature. I pericoli che la gente sente di correre, e naturalmente il livello di apprensione è molto molto alto, soprattutto perché no, Giovanni, non ci arrivi proprio, guarda, purtroppo. Se ci fosse la possibilità di contattarti su una linea fissa e ci vuoi digitare il numero, insomma, cerchiamo di recuperarti così. Ecco, cosa ci puoi dire? Giovanni?
Privato? Sì, in privato, per favore, così riusciamo a comunicare, perché, ripeto, la preoccupazione è tanta. Preoccupazione non solo dei produttori, ma anche dei consumatori. Io guardo. È arrivato. È arrivato Rosario, benissimo. Allora, ecco, allora magari ti contattiamo subito sulla linea fissa, così riusciamo a far intendere quello che stai dicendo ai nostri ascoltatori. Rosario, poi ci dici tu, insomma, quando. Lo sto già chiamando. Perfetto, così. Ecco qui. Così chiudiamo la connessione internet Eccomi. e ecco Giovanni. Oh, allora adesso ti Scusate. sentiamo finalmente. Quindi, ci stavi dicendo? Quindi stavo dicendo, alzare, diciamo, o aumentare le pene per le frodi. Sì, serve, è utile, ma non risolverà il problema. L'unica cosa che potrà risolvere il problema è quella di affinare le tecniche di indagine e dare la possibilità agli organismi di controllo di intervenire con le nuove tecniche che è già messa a disposizione la scienza e che rischiano di essere, diciamo, vanificate per il fatto che non sono, diciamo, inserite nei protocolli europei come metodi di indagine ufficiale. Quindi noi queste resistenze stiamo notando. Invece bisogna dare tutti gli strumenti agli organismi di controllo che sono molto validi e alla ricerca italiana che ha oggi gli strumenti per certificare e rintracciare un prodotto scientificamente e senza ombra di dubbio. Quindi al di là Dovrebbe delle essere. norme, se noi ci affidiamo soltanto alle norme, aumentare, diciamo, le pene e non andiamo sul sodo, secondo me non riusciremo a sventare quantomeno la maggior parte delle frodi. Quello che in qualche modo, io non sono un esperto, però già con lo sport, diciamo, viene fatto, no? Perché oggi anche i metodi per rintracciare, diciamo, le sostanze dopanti è sempre più aggiornato. Dovrebbe essere fatto, secondo me, un lavoro simile anche sui prodotti italiani, sulle analisi per verificare, diciamo, la bontà e la rintracciabilità dei prodotti italiani. Dovrebbe essere previsto, Giovanni, anche la sospensione di 6 mesi del produttore o del mistificatore, insomma, dall'attività commerciale. Accade questo, secondo lei? No, no. Ma tenga presente una cosa però, perché anche alla luce delle ultime, diciamo, indagini fatte, un confezionatore si può trovare senza volerlo un olio che è certificato italiano, ma nella realtà gli hanno dato un olio diverso. Quindi non è detto che sia un confezionatore complice, ma può essere anche ignaro diciamo, di quello che gli è stato dato, perché dal punto di vista chimico e organolettico magari è un prodotto sano, perfetto, però facendo un'analisi genetica al prodotto si scopre che sono varietà tunisine piuttosto che spagnole. Giovanni, ma rispetto alla produzione e rispetto quindi anche al consumo, una delle preoccupazioni maggiori è data dalla tipologia di coltivazione, quindi dai fitofarmaci utilizzati sulle piante che possono inevitabilmente dar luogo ad un frutto contaminato e quindi insalubre per il consumo umano. Sappiamo che la direttiva è abbastanza rigida in questo senso, vale a dire che se non ci sono tutte le dovute garanzie di produzione, anche per quanto riguarda la qualità del lavoro e se effettivamente queste azioni di sostegno all'economia tunisina non dovessero rivelarsi utili, naturalmente il provvedimento verrebbe sospeso. Sappiamo anche che il nostro ministro, il ministro Martina dell'Agricoltura, ha chiesto un inasprimento dei controlli proprio per evitare che nei nostri supermercati, sulle nostre tavole, finisca dell'olio di scarsa o pessima qualità. Da questo punto di vista, che tipo di rassicurazioni, che tipo di indicazioni anche rispetto ai fitofarmaci utilizzati ci puoi dare? Guardate, per l'esperienza che ho, allora, l'importazione di un prodotto estero può avere una controindicazione che è quella che in quel paese è consentito un uso di pesticida che è diverso da quello consentito
della legislazione comunitaria. Noi molti prodotti, molti fitofarmaci non possiamo utilizzarli più perché sono stati scoperti cancerogeni e così via. In questi paesi molto spesso vengono utilizzati, però ripeto, anche quello basterebbe fare un controllo, un'analisi, una multiresiduale all'ingresso del prodotto. Riguardo invece agli oli sugli scaffali, anche come controllo, quello che dovrebbero fare e che ancora oggi non fanno, solo nelle ultime indagini sembra che hanno iniziato a fare, sono i test organolettici, perché molti oli, moltissimi oli, sono dal punto di vista chimico degli oli extravergini, invece all'olfatto sono degli oli diciamo da declassare addirittura fino a lampanti. Per i non esperti un test organolettico di un olio non deve dare difetti al test organolettico, quindi se un olio all'odore sa di rancido, di cotto, di avvinato e così via, sono degli oli che devono essere declassati, quindi anche se chimicamente sono extravergini, nella realtà non possono essere venduti come extravergini. Su questo si sta muovendo qualcosa, ma è fondamentale. Secondo me scomparirebbe dallo scaffale circa il 50% degli oli se si inizia veramente a fare questo tipo di indagine. Ma rispetto alla nostra produzione, la produzione italiana, voglio dire, noi già da tempo importiamo oli da diversi paesi, già lo importiamo dalla Tunisia, questo lo facevamo già prima, lo importiamo dalla Spagna, dalla Grecia, ma quello che non riusciamo a comprendere è come mai una terra come la nostra, che vede realtà come quella pugliese, quella toscana, quella ligure, che sono grandi terre di produzione di olio, come mai non riusciamo a coprire il nostro fabbisogno? È un problema di sostegno alla produzione o è un problema di territorialità? No, di fatto manca proprio la quantità necessaria, siamo stati sempre deficitari e oggi forse con un po' più di abbandono, perché non è un settore remunerativo, la produzione invece di aumentare si abbassa. Queste cose vengono regolate con l'intervento della politica, che riorganizza il settore, ma a partire dalla produzione, quindi anche in questo caso dobbiamo abbassare i costi di produzione, quello sicuramente è fondamentale, ma va ristrutturato tutto il comparto. Vi do un numero, ci sono circa 1600 frantoi in Spagna, ce ne sono circa 5500 in Italia. Anche lì la concentrazione industriale, diciamo, di trasformazione è molto più alta, e questo dà già origine a un abbassamento dei costi, mentre noi teniamo in Italia che siamo pieni di frantoi e molti dei quali sono poco produttivi, con produzioni minime, quindi fanno alzare il costo della trasformazione in modo anche ingiustificato, voglio dire, non ingiustificato nel senso, viene scaricato quell'onere in più al consumatore. Diciamo che quando un settore è in crisi non c'è una ricetta unica, bisogna intervenire su tutti gli aspetti della filiera per migliorarla. E un'altra cosa, in Spagna ad esempio esistono le cooperative, le grosse cooperative, il nostro invece è individualismo, che non significa territorialità, perché è giusto mantenere l'origine e la territorialità del prodotto, e quindi parliamo delle DOP. Però anche all'interno dei comprensori delle DOP bisognerebbe avere anche una forma di aggregazione volta, diciamo, a migliorare la qualità, a ridurre i costi e anche a fornire dei servizi maggiori al consumatore. Mancano parecchie cose, non ne manca soltanto una, e poi mancano gli alberi, perché solo con gli alberi si può produrre olive e quindi olio. Giovanni, viene così una domanda. Secondo lei ci potrebbero essere interessi di parte in questa operazione di importazione di olio tunisino, che vada al di là e al di dietro, al di sopra, insomma, dove vuole lei, di quelle che sono le versioni ufficialmente consegnate alla stampa? Sicuramente le lobby, diciamo, dei grandi marchi ci sono, ma quelli, voglio dire, è una cosa, direi, anche normale. Cioè, come un'associazione di categoria tenta di fare gli interessi degli agricoltori, anche le associazioni, diciamo, di confezionatori o comunque delle grosse aziende
tentano comunque di fare i propri interessi, quello sicuramente, ma in questo caso è proprio perché diciamo si va a configurare la necessità della politica, che spesso non c'è ed è fatta solo di proclami, perché questa storia dell'olio tunisino è stata più utilizzata per propaganda diciamo, non dico elettorale, ma propaganda comunque, che entrare nel merito della situazione, quindi è capire da questa importazione cosa serve agli agricoltori italiani. E agli agricoltori del Salento, che si trovano già in una difficoltà estrema, come mai quella non è stata considerata situazione d'emergenza, o meglio lo è stata, ma credo fino a febbraio, da questo momento in avanti non c'è più nessuna In Italia siamo abituati a definire le situazioni di emergenza solo sulla carta, quindi basta depennare la parola emergenza e tutto ritorna. Invece l'emergenza è sempre più forte e ne vedremo delle belle da qui fino a giugno. Noi pensiamo che sfonderà, diciamo, il muro di avanzamento che è ancora oggi sulla traiettoria Vetrana Torchiarolo. È inevitabile che ci saranno in futuro, nel prossimo futuro, anche dei focolai più a nord. Non si arresterà, non sarà facile arrestarla, anche perché non è stato fatto nulla. E quindi voglio dire, inevitabilmente il batterio andrà avanti, anche perché ormai conosciamo un po' la dinamica, come si sposta. Tra l'altro quest'anno con la stagione calda c'è un anticipo diciamo della comparsa degli adulti della sputacchina di circa 20 giorni. Sono 2 giorni che sono già stati trovati i primi adulti, quindi significa che fra poco avremo una marea di milioni di insetti adulti pronti a infettarsi e a propagare lungo il territorio la malattia. Quindi anche questa è una condizione, una situazione di emergenza. Io non comprendo come mai sia stata effettuata una scelta così rapida. È stato detto, di fronte ad una situazione d'emergenza bisogna adottare dei provvedimenti d'emergenza. Mi chiedo come mai non sia stata applicata la stessa logica ad un territorio che si può dire funestato, distrutto, tanto da un punto di vista produttivo quanto da un punto di vista paesaggistico, anche perché oramai giungono delle immagini sempre più davvero rattristanti. Non è possibile osservare il disseccamento di alberi secolari. Tra l'altro so che purtroppo è stato infettato anche l'albero più antico. Sì. E quindi i produttori locali, di fronte a queste situazioni, che cosa pensano di fare? È vero, ormai il provvedimento è stato approvato e nulla si può, benché fosse in discussione dal 2015, però nessuno ne ha parlato, nessuno ci ha informati prima. Ci siamo ritrovati di fronte a questo provvedimento approvato contro il quale nulla si può fare. E quindi adesso la terra di Salento come pensa di reagire? Il Salento diciamo che è molto impegnato sulla problematica che sta avendo, quindi non vorrei dire che passa inosservato l'ulteriore danno, perché dal rapporto da 1 a 10 noi teniamo un danno che stiamo subendo che è 9 e l'importazione dell'olio tunisino è 10, cioè è la decima parte, quindi lo stiamo vivendo come un ulteriore danno, ma comunque per noi il futuro è già in dubbio, quindi rischiamo di non essere più produttori di olio se andiamo avanti di questo passo, e quindi non ci possiamo porre, non ci poniamo il problema se entra 1 chilo, 2 chili o di più di olio. È brutto dire questo, però forse così si riesce anche a capire lo stato d'animo. Noi non vediamo più il futuro e quindi, non vedendoci più come agricoltori, iniziamo pure quasi a disinteressarci, o comunque non è tra le nostre priorità ragionare, pensare di bloccare una decisione del genere, che è quasi una resa, perché la situazione che sta avvenendo in alcune zone del Salento è seria. Per fortuna molte zone ancora sono intatte, ma noi vediamo la progressione che sta avendo, quindi sono intatte oggi, ma già fra 2 mesi potrebbero essere intaccate e quindi essere compromesse. Cioè, molti pensano che
questo problema si risolverà, e questo allunga anche la presa di coscienza di quello che sta avvenendo. Certo. Perché soltanto pure gli esperti riescono a individuare immediatamente e a immaginare cosa succederà nei nuovi focolai, no? Cioè, se noi abbiamo zone tipo Avetrana dove hanno trovato 5 piante infette, nessuno si è deciso di togliere almeno quelle 5 piante infette per tentare di ostacolare l'avanzata verso nord. Siamo a questi livelli, cioè siamo arrivati, c'è una situazione di piena confusione ma anche un po' di scoraggiamento evidentemente. Noi quella è la base, certo, sicuramente è chiaro. Noi Giovanni ti ringraziamo per essere intervenuto questa sera, fermo grazie restando voi, che ci risentiremo quanto prima, perché siamo in attesa con te di ricevere delle informazioni importanti rispetto appunto all'infezione della xylella. Ci auguriamo naturalmente che nessuno demorda, che comunque si vada avanti in maniera caparbia nel mantenere alto la nostra tradizione, perché l'olio d'oliva è una tradizione pugliese ma italiana. L'agroalimentare è quello che ci contraddistingue all'estero, il Made in Italy è da sempre il più ricercato, il marchio più ricercato in assoluto, per cui dobbiamo andare avanti lo stesso, comunità certo, europea. Noi tra l'altro, mi scuso, vi rubo un secondo soltanto, prego, prego. Con un gruppo di ricercatori abbiamo costruito un sito e una pagina web che si chiama infoxylella.it, dove verranno diciamo trascritte e si avrà un dialogo strettamente scientifico alla portata di tutti, quindi tutti coloro che vogliono informarsi su ciò che succede nel settore, diciamo, sulla questione Xylella, lo potranno fare mettendo un like su infoxylella.it oppure andare sul sito di riferimento, che è anche sulla pagina Facebook, è stato pubblicizzato da pochi giorni e quindi è andato online credo da 48 ore, non di più. Benissimo, grazie Giovanni, noi ci salutiamo, grazie, e ci lasciamo con l'augurio che i nostri rappresentanti presso la comunità europea si rendano conto che anche questa è una situazione di emergenza e che adottino provvedimenti di emergenza anche per la nostra terra. Grazie a Giovanni Malcarne. Arrivederci Giovanni. E buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie Giovanni, ciao, a presto. Bene, allora Rosario, noi ci siamo. Marco Grilli, Marco in linea, ciao Marco, buonasera. Sì. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera Marco. Buonasera. Allora, noi con Marco Grilli, come sempre, oramai abbiamo un appuntamento settimanale e lo facciamo perché Marco ci aggiorna su quelle che sono le situazioni più difficili, più calde all'estero. Quest'oggi, Marco, credo che sia inevitabile parlare di quello che è accaduto a Bruxelles. Sì, in realtà il discorso ormai è iniziato ieri, nella prima mattinata. È stata una cosa abbastanza scioccante perché abbiamo anche parlato, come dire, fuori onda, se ti ricordi. Sì. E la foto dell'esplosione ti lascia un attimo basito perché, come dire, tocca quelle che sono le nostre sensazioni più intime, personali, il panico, lo smarrimento, vedere queste persone che non hanno più un orientamento in quel momento, dovevano essere lì in transito per andare da qualche parte, magari anche un viaggio piacevole, non necessariamente un viaggio d'affari, e si ritrovano coinvolte in una tragedia umana sostanzialmente. Questo ci fa capire quanto siamo ormai vulnerabili e quanto siamo esposti al pericolo della guerra, una guerra che ormai ha una dimensione sempre più globale. Non si può dire che i paesi, soprattutto quelli diciamo appartenenti all'Unione Europea, possano essere salvi per definizione. In particolare Bruxelles, come capitale del Belgio e come, se vogliamo, anche sede ormai storica e definitiva di quello che è il cuore dell'organismo europeo, è stata presa di mira, anche se effettivamente, al di là della rivendicazione di paternità dell'attacco da parte dell'ISIS, che è giunta comunque in ritardo rispetto all'attentato stesso, mentre normalmente i signori hanno cura di manifestare la cosa abbastanza tempestivamente, sì. Lascia pensare che forse
la matrice non sia unicamente una matrice made in ISIS, se mi permettete di utilizzare questo tipo di locuzione. Stavo dando un'occhiata, potrebbe anche essere un'altra cosa, Marco, eh? Potrebbe anche essere che loro non ci credevano che sarebbero riusciti a fare l'attentato. Se è vero che c'è una specie di attanagliamento o di controlli, che credo poi col senno di poi risultano un poco intensi, e forse è stato prudente per loro non dire nulla prima. Ma diciamo che ci sono alcuni elementi che lasciano quantomeno stupiti, perché appunto, come dicevi tu, i controlli in aeroporto sono comunque abbastanza serrati, anche laddove l'emergenza non è così nota. Per esempio, io ho viaggiato da e per gli Stati Uniti post 11 settembre e posso garantire che non ti lasciano neanche respirare. Ho superato tutti i controlli possibili immaginabili, ivi incluso l'ultimo ritrovato della scienza, che è il body scanner, per cui sostanzialmente vieni radiografato dalla testa ai piedi senza possibilità di scampo. Se c'è qualcosa, diciamo, che possa assomigliare a un corpo estraneo addosso a te, lo identificano immediatamente. Ora, magari l'aeroporto di Bruxelles non è altrettanto, come dire, sotto sorveglianza come gli aeroporti newyorkesi, californiani, o della Florida, piuttosto che di altre destinazioni importanti negli Stati Uniti d'America o in tutta l'America in generale. Però trovo strano che questi siano riusciti a passare con cinture esplosive o valigie ricolme di esplosivo per poi dare luogo all'attentato. Tra le altre cose, le immagini che sono state diffuse dei due presunti attentatori, più il terzo che si sarebbe dato la macchia, che avevano uno un guanto destro e uno un guanto sinistro, e probabilmente conteneva il meccanismo di attivazione degli ordigni, mi sembra strano, perché non c'è, tra le altre cose, una corretta consecuzio tra l'immagine di ripresa di questi due elementi e l'esplosione successiva, cioè non c'è un tempo compatibile perché questa cosa sia successa così. Ma c'è, scusami Marco, c'è anche dell'altro. L'individuazione del terrorista ricercato all'interno di un'abitazione che era ritenuta disabitata, e quindi l'approccio a questa abitazione attraverso lo squillo del suono del campanello mi è sembrato un po' troppo ingenuo, insomma. Sì, ma mi richiama un po' la mente, facciamo qualche passo indietro, alla strage di Charlie Hebdo, quando volutamente un terrorista, come se sapesse di essere ripreso esattamente da quell'angolazione, tra due condomini, l'angolo di due condomini, uno dei quali era praticamente l'angolo che si vedeva dal tetto della sede del condominio di Charlie Hebdo, che si è messo a gridare Allahu Akbar, cioè Allah è grande, come se volesse a tutti i costi far ricadere la colpa della cosa in capo a qualche estremista islamico. Quindi qui dietro, secondo me, dobbiamo leggere che cosa? La solita strategia del terrore. Questa non è un attentato di pura matrice ISIS. Torno a ripetere, ci sono delle tempistiche, secondo me, che non sono congrue per l'attribuzione sicura dell'attentato stesso, che vuol dire che è stato premeditato in una maniera diversa. E ancora, c'è un'altra coincidenza che mi lascia perplesso. Questo attentato sembra fatto quasi quasi in fretta e furia, o accelerato nell'esecuzione, perché si è proceduto alla cattura di Abel Salam, cioè il terrorista in fuga dopo l'attentato del Bataclan e dopo adesso l'attentato che è avvenuto il giorno prima, dopo l'attentato di Molenbeek. Sì. Quindi lui viene preso e il giorno dopo, fatalità, c'è l'attentato, e lui stesso, durante, diciamo, gli interrogatori seguiti alla cattura, dice: guarda che ci sono delle pianificazioni tali per cui ci saranno altri attentati, e il giorno dopo, fatalità, succede questo. E voi c'è qualcosa che non mi torna in tutto questo discorso.
è quasi una preordinazione, e soprattutto il luogo scelto per l'attentato, torno a ripetere, sembra quasi voler costituire una sorta di monito a tutta l'Europa. Difatti poi le reazioni, insomma, sono state quelle che sono state, cioè invitare a viaggiare il meno possibile, se non per stretta necessità. Qualche rappresentante europeo addirittura ha chiesto che fossero ripristinate le frontiere, abbattiamo Schengen, insomma tutto quello che può servire a circoscrivere, a ridurre in maniera consistente la libertà di circolazione e anche, se vogliamo, in un certo qual senso la democrazia. Marco? Oh, in questo momento ho un po' di interferenza, adesso dovrebbe essere tornato alla normalità. Adesso ci sentiamo, sì. Beh, ero anche in silenzio, a dire la verità, perché stavo ascoltando quello che dicevi tu. Perché... Ecco. Ecco, ci sono un po' troppi elementi che mi fanno pensare a una preordinazione differente rispetto all'esecuzione dell'attentato stesso. È come se le immagini che ci sono state date fossero, come dire, preordinate anch'esse, cioè dovessero dare esattamente l'idea che gli attentatori fossero quelli e che l'esecuzione fosse esattamente quella. Non mi torna, cioè è quasi troppo facile che siano riusciti a risalire così immediatamente agli attentatori. E normalmente soprattutto perché non l'hanno fatto prima? Esattamente. Se tu mi dai l'immagine di uno che ha un guanto, cioè due persone che procedono, anzi tre persone che procedono in parallelo con i propri carrelli, due delle quali hanno un guanto identico all'altro per ogni braccio, come dire, il guanto destro lo portava uno, il guanto sinistro lo portava l'altro, e automaticamente il terzo soggetto che procede in fila con loro è il terzo terrorista che si è dato alla fuga, alla macchia, come dire, richiama lo stesso discorso degli attentatori di Molenbeek, che fondamentalmente meglio, una parte dei quali fondamentalmente ha dato esecuzione al suicidio attentato, mentre una parte si è data alla fuga. Allora non, è come un corso e ricorso, come dire, cioè, c'è qualcosa che non mi torna, c'è una sorta di ciclicità. Marco, mi sì, vuole esatto. Marco vuole sapere, io vuoi sapere, quando mi hanno mostrato le foto di questi tre attentatori e le hanno mostrate bene tutti i giornali, eccetera, i video, eccetera. Ecco, mi è venuto automaticamente in mente l'immagine dell'abbattimento delle Torri Gemelle, dove in contemporanea si vedeva l'aereo che andava contro la torre, una delle torri che poi è stata abbattuta. In quel momento mi chiedevo: ma tutto l'apparato difensivo di un paese più potente al mondo dov'è? Tanto da violare lo spazio aereo. È come se fosse stato. Mi è venuta in mente questa immagine, insomma. Mi avete sentito già citare questa cosa nel recente passato. C'è un film che in realtà è un docufilm, tra le altre cose, che racconta il 9-11, se vogliamo, 9-11, l'11 di settembre, per usare la nostra datazione, ed è considerato un film complottista. Però effettivamente è strano come ci siano dei corsi e ricorsi, torno a ripetere, come delle sorte di copia e incolla nelle immagini che vengono fornite, come se tutti gli attentati avessero la stessa identica matrice e lo stesso tipo di esecuzione. Cioè, non è un colossal statunitense che bene o male viaggia sempre su, a livello di cinematografia, che viaggia sempre sul, come dire, sullo stesso filo conduttore, perché ci sono degli elementi che devono essere necessariamente richiamati. Questo lo rivelò anche un Gabriele Muccino, che girò film negli Stati Uniti, e disse: per avere successo un film deve avere, come dire, una traccia comune.
ci devono essere degli elementi che sono sempre quelli che ritornano perché abbia successo, una sorta di filo conduttore. E la stessa cosa è come se la vedessimo in questa cinematografia d'attentato, cioè ci sono degli argomenti, dei ritmi, come dire, delle cadenze che ricorrono. La modalità magari è leggermente differente, ma le modalità, cioè, come dire, l'esecuzione, i momenti, i frazionamenti della cosa procedono grosso modo sulla stessa falsariga. A questo punto mi viene da pensare, dico, se sei un terrorista e sei fantasioso, non metti in o sei un seriale, un killer seriale, o metti in pratica le cose in maniera differente. Ma soprattutto. Scusami Marco, più che altro questo, c'è una sorta di ciclicità, cioè un copione che si ripete. Esatto. Allora, se il copione si ripete, vuol dire che il ripetente o replicante è sufficientemente tranquillo del fatto che non ha necessità di cambiare la modalità. La modalità, esatto, la si cambia nel momento in cui ti senti un po' il fiato sul collo, no? Allora, per comunque far perdere le tue tracce, per depistare, cambi modalità, cambi tutto, e chi è abituato a seguirti secondo un certo criterio è spiazzato. Allora, qui abbiamo gente che si fa saltare con le cinture di esplosivi. Sul Bataclan è stato richiesto il segreto militare, per cui non si può sapere assolutamente nulla di quello che è il progresso delle indagini rispetto a quell'altra tragedia. Le immagini erano mutate ad arte. Cioè, voglio dire, ad un certo punto sorge il dubbio e anche il legittimo sospetto che o i servizi dormono o sono indotti a dormire. C'è qualcosa che non va. Com'è possibile che in un momento come questo, in uno degli aeroporti sicuramente considerati bersaglio, no? del sedicente terrorismo islamico, non ci siano le misure di allerta a livello massimo? Com'è possibile che questo non sia stato messo in atto come unico e solo strumento di prevenzione o comunque di contrasto? Allora dov'è che fa acqua il sistema di difesa europeo? Ma guarda, i latini, o se preferisci i romani, una volta ragionano di errare humanum est, perseverare diabolicum. Io comincio a pensare che siamo nella seconda parte del costrutto. Cioè, c'è un diabolico perseverare, nel senso che c'è qualcuno che, torno a ripetere, li sta preordinando, li pianifica, sceglie i soggetti che devono portarli avanti. Altrimenti non mi spiego veramente determinate cose. Cioè, effettivamente io posso capire che anche i servizi segreti, per quanto macchine sofisticate, siano composti da uomini che possono sbagliare, ma questi sono sbagli macroscopici. Non sono tollerabili, voglio dire, anche perché chi fa parte di determinati ambiti è addestrato e comunque non agisce come una persona normale o con tale leggerezza. Cioè, non stiamo parlando di un burocrate passacarte che deve semplicemente apporre dei timbri. E anche lui deve stare attento a dove li appone i timbri, perché se sbaglia sono problemi. Punto. Qui, cioè, voglio dire, qui stiamo parlando di qualcosa di troppo raffinato. E torniamo anche al discorso principale, cioè vorrebbe dire che l'ISIS è riuscito a infiltrare tali e tanti uomini, o comunque ad addestrarne, a reclutarne, vogliamo dire così. Ci dovrebbero essere talmente tante cellule dormienti che vuol dire che l'ISIS era stato anche quello, piuttosto che fazioni che aderiscono all'ISIS, anche se non parte in senso stretto dell'ISIS stesso, dovrebbero essere state, come dire, formate molto tempo fa e messe in condizioni di poter agire con ampia libertà, comunque con margine. Non me la spiego io questa cosa, perché onestamente dell'ISIS si sente parlare relativamente da poco tempo, e soprattutto gode di facoltà di armamento e di possibilità di rinnovarsi troppo veloci. Anche i video che forniscono loro sono troppo sofisticati. Ma poi ancora, sempre spostiamoci un attimo da Bruxelles e andiamo un pochettino in altri territori.
Abbiamo anche nei, diciamo, nei tele, nell'ambito delle trasmissioni telegiornalistiche immagini continue di colonne dell'ISIS che si spostano, eccetera. Ma scusa, ma se questi sono dei terroristi e sono pericolosi a livello mondiale, come si può pensare che chi li vuol combattere li lasci sfilare e si limiti a filmarli? Vuol dire che sai dove sono, sai come si muovono, sai come beccarli? Infatti, vorresti, Marco, dirmi che non sei in grado di debellarli? Infatti, Marco, questa iniziativa di questi terroristi non solo sembra che non abbia nessun tipo di avversario, comunque un avversario molto debole, ma addirittura sentivo i servizi televisivi, tutti quanti propongono una unità europea, un centro unitario europeo che diciamo unifichi tutte le indagini e quindi renda più facile l'individuazione di questo. Ma non esiste già adesso all'interno della comunità europea, come da sempre esiste, la rapidità degli scambi non solo di immagini ma anche di filmati che un servizio trasmette all'altro. Cioè, se io attraverso il confine, anche il più sciatto, il più diseredato, c'ha una telecamera o qualcuno che lì sta a registrare il passaggio di qualcuno. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che pongono, secondo me, gravi dubbi, insomma, grossi dubbi. Marco? Questa sera ci va male. C'è un problema di connessione, evidentemente, perché ho perso una serie di pezzi. Dicevo, sì. c'è una sembra che ci sia una tacita indifferenza. Anche il confine più disadattato è fornito di riprese, di telecamere, eccetera. Voglio dire, questa necessità di unificare le attività dei servizi di ogni paese europeo sembra che sia la panacea per risolvere un problema che credo abbia già mobilitato da tempo tutte le cellule, diciamo, di indagine, quelle governative. Sembra un falso problema questo. Ma assolutamente sì. Allora, torniamo a ripetere, l'Europa, ahimè, purtroppo è una realtà che esiste ma di fatto non esiste. Più che un'amalgama o una lega, se vogliamo, di diversi componenti, sembra essere effettivamente un agglomerato, un appiccicato non ben definito. Esattamente, un assemblaggio mal riuscito di componenti quanto mai vari, solo per alcune cose però, perché a quanto pare dal punto di vista diciamo della politica economico-finanziaria alcune cose funzionano benissimo, cioè male, ma volutamente male. Ora, capisco che per ciascuno Stato sia difficile cedere la propria sovranità all'ente europeo, però non capisco come sia possibile solo per alcuni argomenti e per altri no. Allora, o siamo un'Europa o non siamo un'Europa, ma ancora di più quello che mi meraviglia è: se l'ISIS è un male a livello mondiale e le Nazioni Unite ancora non sono intervenute per il contenimento di questa emergenza, perché non sono intervenute di fatto per questa cosa, cosa vuol dire? Cioè, che tipo di domanda dobbiamo porci noi? Vuol dire che ci sono delle forze o dei poteri che sono non solo sovranazionali ma diciamo a livello globale così forti da non consentire azione a livello unitario, quindi tantomeno a livello europeo. Allora mi chiedo, dietro questi attacchi chi c'è? Qual è lo scopo? Lo scopo evidentemente è creare, come diceva anche Giulietto in un suo editoriale, una sorta di riedizione della strategia del terrore, no? Come gli anni di piombo che avevamo noi in Italia, ma a un livello molto molto ancora più sottile, molto più anche infimo, se vogliamo, perché abbiamo a che fare con soggetti che sembrano non solo non temano la morte, ma abbiano completo sprezzo della vita.
Purtroppo pare sia proprio così. E, Marco, purtroppo con questa considerazione dobbiamo anche lasciarci e passare la linea a Massimo Bonella, rimanendo d'intesa che naturalmente, come sempre, il nostro appuntamento è rinnovato a mercoledì prossimo. Passiamo subitissimo alla linea Massimo anche perché ha delle news da darci. A te, Massimo. Sì, probabilmente riprendo da Venezia per un aggiornamento, c'è un'affermazione che ha un certo peso. Il rischio di attentati terroristici in Italia è significativo, lo ha affermato il presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti Stucchi al termine dell'audizione del direttore dell'Agenzia per la sicurezza interna, Esposito. È necessario tenere alta la guardia sapendo che i possibili obiettivi sono innumerevoli, ma questo non porta a dire che dalle possibilità si passa alla probabilità, non esiste comunque, ha aggiunto, alcun riscontro su cellule terroristiche nel nostro paese. Io ricordo, tra le cose, per maggiori informazioni più anche specifiche, vi segnalo una fonte molto importante che è pandoratv.it, e da lì potete appunto approfondire per lungo e per largo queste situazioni. Dunque, alle 19:39 non ho altre notizie, anzi c'è un flash: la televisione belga dice che cioè, kamikaze per vendetta a Salah. Cioè, io non credo comunque che dopo l'arresto di uno di questi terroristi, in giro di così poco tempo, di così pochi giorni, si sia potuto creare e organizzare un attentato di questo calibro. Quindi sono tutte notizie, queste lì da prendere veramente con le pinze. Ecco, dobbiamo veramente stare attenti. 19:40 è tutto qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV, Radio Favaro Veneto. Restituisco la linea a Bari, Antonella. Bene, grazie a Massimo Bonello, direttore di PianetaOggiTV.net, che salutiamo. Ringraziamo ancora Marco Grilli, il coordinatore del Friuli Venezia Giulia per Alternativa, al quale abbiamo dato appuntamento a mercoledì prossimo. Ringraziamo Rosario Moreno e Ugo Moreno per la regia centrale da Treviso, e a voi ascoltatori diamo appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia, o se non potete, a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Radio Saiuz. Grazie a tutti e buonasera. A dopo.